parliamo dell'Aurum qui a Pescara. Innanzitutto, per chi sta facendo le vacanze, buona vacanza, buone ferie, buona permanenza qui a Pescara, anche per i turisti che ho visto che sono ospiti qui in questa bella città. Allora, questa sera è uno spettacolo molto particolare all'interno di questo festival. Per chi non conosce questa manifestazione, perché vedo anche molto pubblico nuovo, è un festival che è giunto ormai alla 21esima edizione, Musica Arte nel Parco. I primi anni io tenevo questo festival al Parco di Villa Sabucchi a Pescara delle Boio. Poi per problemi logistici e anche di spazio e quant'altro, il festival è stato spostato qui all'Aurum, che è stato ristrutturato, ex Aurum, perché qui si faceva il famoso liquore Aurum, sicuramente si vede ancora, è un liquore tipico abruzzese che somiglia un po' al Cointreau, ecco, è più buono il nostro. È giunta la 21esima edizione, noi abbiamo la mia associazione Musica Arte al patrocinio del Quirinale, ho avuto 8 riconoscimenti per 8 anni di seguito per questo festival, con medaglie d'oro e targhe d'argento da parte della Presidenza della Repubblica, perché è considerato uno dei migliori festival, in quanto è un festival che avvicina non solo gli artisti tra di loro, perché gli artisti sono quasi tutti, diciamo, al 99,9 periodico abruzzesi per tutti i 21 anni. E questa mia scelta è stata fatta non certo per campanilismo, ma per far conoscere gli artisti abruzzesi al pubblico che non conosce gli artisti abruzzesi, nonché ai turisti che poi magari si riportano anche il ricordo della valenza e la bravura dei nostri artisti. Tutto questo ha funzionato per tanti anni e funziona ancora. Naturalmente ci sono stati anche degli ospiti internazionali, ma molto spesso non c'è il riconoscimento delle realtà locali. La realtà locale come quella di questa sera. Io gli ultimi anni, poi i primi anni del festival, i primi 15 anni, il festival è stato un festival soltanto musicale, cioè con concertisti, quindi orchestre, quintetti, quartetti, solisti, eccetera. Poi piano piano, essendo Musica Arte, ho avvicinato anche la pittura, ho abbinato le mostre con i concerti. Invece negli ultimi anni anche il teatro, l'anno scorso abbiamo avuto anche la compagnia del Teatro Marcuccino di Chieti, e anche la danza. Io sono molto appassionata di danza, sono pianista, ma ho accompagnato tantissimi ballerini quando ero molto più giovane, e quindi la musica e la danza è diciamo la stessa cosa. La danza non può essere senza musica, e anche la musica è senza danza, perché comunque il movimento corporeo, il movimento delle note, comunque sono vibrazioni che danzano fra di loro, appunto. Questa sera, parlando con la maestra Agnese per telefono, io dico sempre che gli incontri non sono mai casuali, in nessun campo. Nel campo artistico sono ancora più magici. Lei mi ha mandato un'email tempo fa con la sua bellissima proposta e ci siamo incontrati telefonicamente un paio di volte, poi quando c'è il feeling le cose funzionano a distante. Quando ci siamo messi d'accordo per portare questo spettacolo dentro questo cartellone, io non sapevo, neanche tu sapevi delle Olimpiadi, cioè mi pare che ci stavano gli europei di calcio in quel momento. Quindi il giro del mondo in 90 minuti sembra fatto apposta, perché stiamo assistendo, io sono molto appassionata di Olimpiadi, ma penso tutti quanti, perché finalmente possiamo assistere alla ginnastica artistica, a tanti belli sport, la canoa, lo scherma, il sollevamento pesi, il lancio del martello, del disco, eccetera eccetera, tutti sport che non sono mai trasmessi durante l'anno, perché solo il calcio trasmettono. E noi stiamo vedendo tante belle bandiere, dal Brasile, all'Iran, alla Francia, stanotte speriamo di prendere l'altra medaglia
loro che noi abbiamo il nostro corregionale Nicolai di Ortona, che speriamo ci porti una bella medaglia d'oro nel nostro medagliere. E quindi questo spettacolo sempre fatto apposta, e diciamo che ci va come la ciliegina sulla torta, quindi questo viaggio del mondo. Le ballerine, le giovani ballerine, ho visto un attimino durante le prove che sono truccate, vestite anche a seconda della nazione che loro rappresentano. Allora, ho un foglio da leggere, però questa volta mi sono portata gli occhiali. Il giro del mondo in 90 minuti, un inno alla danza e alla pace dei popoli. Uno spettacolo che affronta il valore del viaggio come strumento attraverso il quale ampliare i propri orizzonti in modo da conoscere e familiarizzare con i differenti popoli verso un'educazione interculturale. Un viaggio speciale di scoperta della diversità, una diversità che unisce e non separa. Il simbolo del terzo millennio dovrebbe essere quello di una costellazione, una società basata sul rispetto del valore del pluralismo culturale. L'immagine della costellazione è appropriata, richiama alla mente la luce di tante singole stelle. Raggruppate insieme formano una meravigliosa costellazione, ma mantengono non di meno, ognuna individualmente, una bellezza impareggiabile. Lo splendore del cielo di notte sta proprio nella combinazione delle loro diversità. Queste sono le parole del grande Umberto Eco. Le coreografie di danza classica sono della professoressa Silvia Brattelli, che io... Le coreografie invece della danza moderna e della professoressa Agnese Passeri. Chiedo anche di cercare una bella foto, perché noi tra l'altro questa sera, io non sono abituata agli occhiali, ma il tempo passa purtroppo. Noi abbiamo un canale che è stato proprio ideato, creato dal grande Giancarlo Ranieri, che dobbiamo ringraziare, perché se noi questa sera abbiamo decine e decine di spettatori, poi avremo migliaia e migliaia di spettatori, perché tutti gli spettacoli e i concerti sono registrati e mandati in onda grazie al lavoro di Giancarlo su YouTube, questo canale pazzesco, internazionale. Basta cliccare Musicart e il giorno, quindi 18 agosto 2016, c'è lo spettacolo appunto di Ateneo Abruzzo Danza, a cura della maestra Agnese Passeri e Silvia Brattelli. Prego. Le musiche sono tradizionali cinesi. C'è anche una mia carissima amica Doris, quindi ci sono anche le musiche della tua patria, giapponesi e senegalesi. Quindi Senegal, le percussioni dal vivo con Martina Guerra e Francesco Candeloro. Riesco a leggere anche senza occhiali. E gli interpreti sono gli allievi appunto dell'Ateneo Abruzzo Danza. Concludo con una bellissima riflessione. Tanto lo spettacolo dura appunto 90 minuti, io vi chiedo anche il silenzio, di spegnere il cellulare, altrimenti durante la registrazione si sente questo sottofondo antipatico. Sicuramente questo è un messaggio bellissimo che ne abbiamo veramente bisogno. A parte la bravura dei ballerini, abbiamo bisogno di un messaggio di pace, perché stiamo assistendo a delle notizie orribili. E poi un'altra cosa, oggi riflettendo sull'ultime news di Google, pare che noi ce l'andiamo pure a cercare, cioè ricamiamo un po' su tutto pur di farci guerra l'uno con l'altro. Un mio
una piccola riflessione, sicuramente le maestre sono d'accordo, su queste donne che portano il burchino, burchini. Allora, se vogliono mettere il burchino, si mettesse il burchino, non c'è niente di male, quindi non capite perché danno fastidio. Chi va al mare nuda, chi va al mare in bikini, chi va col burchino, chi va con i pantaloni, le suore vanno, chi va col crocifisso, quindi non vedo il motivo giusto di attaccare queste donne. Quindi se piace andare col burchino, andassero al mare con il burchino. Ecco. L'amore e l'amicizia, vale la pena di attraversare tutto il mondo per trovare qualcosa di tanto prezioso. Vi auguro una buona visione e anche un buon ascolto questa sera qui a Musicarte del Patro. A più tardi. Thank you.